Buongiorno ragazzi, ciao ragazzi, namaste. Sono le 6:39 di mattino, lunedì. Vado a lavorare, va. 22 giugno. Adesso sono a Lugano, vado a lavoro. Da Lugano a Milano. Ieri in weekend sono stato a casa sul lago di Como. Ragazzi, un putiferio. Se già in questo periodo non trovi un posto tranquillo, vuol dire che ad agosto, quando cominceranno le ferie, sarà una roba. Già ieri si registrava l'effetto Milano Marittima, Rimini, persona vicino alla persona in tutta la riva del lago di Como. Io parlo di Dervio, lì dove, vicino dove abito io. Un sacco di persone, un sacco di persone. Tantissime. Poi oggi, tempo che bevevo il caffè, ho letto le notizie, poi ho visto che dopo la Diletta, di lotta, come cavolo si chiama quella gnocca lì? Diletta. Dopo la Belen, dopo la Diletta, di lotta, porco cane, non lo so come si chiama. Ultimamente è venuta qua sul lago di Como, nelle montagne o sul lago anche quella lì, la Lamborghini. Non so come si chiama anche quella. Io non seguo questo mondo di VIP. So che tutte quelle nominate sono delle ben gran fighe e basta. Poi certo che anche la Ferragni è venuta, mi sembra. Sì. No, boh, non lo so. Comunque, basta che fanno due o tre fotine e li mettono su Instagram, su social. Secondo me è un'infusione di turisti. Boh. Comunque, The New Mare sarà Lago di Como e laghi, secondo me, non solo Lago di Como, però Lago di Como è forse Lago Maggiore, sono più vicini a Milano, saranno affollatissimi, affollatissimi. Vabbè, poi anche Garda, Lago di Garda. Comunque laghi quest'anno sarà The New Mare, perché la gente ha un po' più di spazio, non devono essere lì schiacciati su una striscia di sabbia vicino in riva al mare. Qua possono un po' stare dispersi e poi possono fare un sacco di cose. Io ho sempre, ma non perché sono nato nella zona di montagna, non perché amo volare in parapendio, perché amo andare in montagna a fare camminate, non per quello. Non lo dico per quello adesso, ma da sempre ho amato la montagna. Sì, certo, ogni anno se non vado 2, 3, 4 volte al mare sembra che, cioè, inutile. Io vado al mare sempre, mi piace. Ma preferisco quei posti lì dove non c'è un cazzo di nessuno. Solo io nel mare. E certo, la persona con quale vado, mai andato da solo, mi
dà una tristezza. Soprattutto le camminate in montagna da solo le ho fatte, accompagnato dalla mia pipa, un buon tabacco. Però non mi vedo andare al mare da solo. Al mare da solo è una tristezza, ti dà proprio la nostalgia, la tristezza, la una cosa bruttissima per me, stare in riva al mare da solo. È molto romantico con la tua metà, quello sì. Niente, poi come dicevo, ho sempre amato la montagna per la vasta possibilità di cose che puoi fare. Vai al mare, sì, prendi il sole sotto l'ombrellone. Mica che faccio, che sono abbronzato, tutto rosso, mica mi sono bruciato. Puoi fare due o tre cosette lì, no? Ma in montagna puoi fare tutto quello che puoi fare al mare, e in più puoi andare a scalare le montagne. Poi non ti dico la bellezza del paesaggio. Ieri, tornando verso casa, ho fatto il giro del lago per andare a Lugano dal nord, perché è molto più vicino. Io abito proprio in fondo al lago di Como, lì in alto. Non è che scendo all'Equo, poi Como per andare, no, da lì subito taglio. Guidando verso casa mi sono apparse tutte quelle montagne in Valtellina, e si vedeva così anche in lontananza le montagne che sono in Valchiavena, in lontananza, più vicine quelle in Valchiavena che quelle in Valtellina. Comunque un muro di montagne, e era la sera con quel sole arancione di tramonto, bellissimo, cioè quelle montagne illuminate, boh, non lo so, non mi, cioè li vedo tutti i giorni, perché tutti i giorni torno nelle zone tipo così, anche a Lugano, non è che se sei un po' in zona di montagna, un po' montagnosa, no? Vedi delle montagne. Non sono mai abituato, non riesco a abituarmi alla bellezza, cioè come quando vedi una figa della Madonna non puoi non osservarla. Parlo da maschietto, adesso sarà contento mia fidanzata, mi ammazza. Va bene ragazzi, niente. Un po' perché mi sono bruciato, tutta la notte forse ho sofferto un po' di bruciore, così avevo un caldo della Madonna. Stamattina mi sono svegliato più stanco di prima, ma un sonno della Madonna. Io che mi sveglio sempre bel pimpante la mattina, allegro, tutto, che sembro una persona anormale. Oggi mi sono svegliato proprio come una persona normale, tutto stordito, col sonno. È per quello che ho fatto questo video, se no mi addormentavo. È così. Comincia la vera estate. L'acqua dentro nel lago aveva 14-15 gradi, forse anche di meno, freddissima. Sono entrato, ho fatto 5 metri avanti, 5 metri indietro, sono tornato, basta. Ghiacciata. Sì, ma nessuno stava più di 20 secondi nell'acqua, cavolo, faceva freddo. Volevamo andare con la canoa, ci siamo già preparati per andare, ma poi ci ha spaventato il vento.
Ma non il fatto delle onde, della pericolosità, è il fatto che è la prima uscita in canoa quest'anno. Sia io che la mia fidanzata, evidentemente. E che... non volevo fare un sforzo della Madonna per tornare, perché andare avevamo il vento in culo, ci spingeva bello, però a tornare poi dopo un casino. Quindi niente, siamo stati, abbiamo fatto un po' di come si dice quel schifoso stare al sole senza fare un cazzo, che a me mi stanca di brutto fare, non lo so, quel coso lì a me non piace. Però vabbè, siamo portati hamburger che abbiamo fatto la griglia una sera prima, ci siamo preparati dei hamburger per portare con noi, ci siamo fatti due birrette a testa, abbiamo trovato quella birra ceca buonissima, non lo so come si chiama, vabbè, comunque quella che è buona, la birra ceca è tutta buona, era anche leggerissima, non era la bomba che bevo io, Peroni rossa da 7,6 gradi. Poi ho visto un'altra birra da 15 gradi, ma come cazzo si fa a bere birra da 15 gradi? Minchia, bevi due birre di quella e sei knockout. Comunque, poi devo dimagrire, mi sento un porco, anche se andando lì svestito, almeno io, imparziale come sono, mi sono visto normale, ho visto altri porci più grandi di me. Buongiorno, grazie. Ero in dogana, ragazzi, mi è venuto un fascio di luce in occhi. E vabbè, non so cosa stavo dicendo, perché non volevo parlare quando passo la dogana, i doganieri dicevano: ma che cazzo vuole questo? Pensavano che parlo con loro. Fa niente, sono in Italia. Ciao ragazzi, tutto qua. Mi avete fatto passare il sonno. Tanto per dire. Non è vero. No, beh. No, ciao.